Ben ritrovati, un grande applauso da tutto il pubblico di Ancona. E allora, signori, mi hanno comunicato dalla stampa che ci sono più di 1300 paganti. Un applauso a tutti voi, siete bellissimi! Bellissimi davvero, bellissimi! E allora, signori, siamo arrivati al clou, all'evento più importante di questa serata, il titolo italiano dei pesi piuma. Ve lo voglio dire così, qualcuno un giorno disse: che cos'è la box? La box è la magia di rischiare tutto per realizzare un sogno che nessuno vede tranne te. Signori, benvenuti al titolo italiano vacante dei pesi piuma. Cominciamo subito facendo entrare sul quadrato l'arbitro, il signor Antonello Paolucci. I giudici, signori, il signor Sauro Di Clementi, il signor Marco Marzuoli, il signor Marco Moscadelli. E allora, signori, siamo pronti alla presentazione dei due contendenti. All'angolo blu arriva dall'Astra Assigna Firenze. Vogliamo sentire, signori, un grande applauso per Simone Tutoduro Raoni! Non esistono più, è una giostra che va all'angolo blu. Simone Tutoduro Raoni! Grande spettacolo, Simone Rao! Ed eccolo, signori, che guadagna il suo angolo blu, sfidante al titolo italiano dei pesi piuma, Simone Tutoduro Rao! Simone Rao, che vedremo opposto, signori, in questo titolo italiano dei pesi piuma, all'angolo rosso. Facciamo un forte applauso perché il pugile di casa di Ancona, Mattia Dorico che guadagna il ring, signori. La mia vita ha preso un filo, fino all'ultimo respiro. Non passo mai la guardia, sangue freddo quando domino. Mi spetta a piede popolare dalle strade di Ancona. Se la città che mi ha cresciuto mi ha reso chi sono ancora. Non ho mai avuto niente, ora inseguo l'obiettivo. Penso e sacrificio a poco giorno. Mattia! Suono, questa parte a spalle larghe, su sorriso, non da forse fossi io, combattere
è come se fosse il mio ultimo giorno, il mio ultimo incontro fossi io. Combattere è come se fosse il mio ultimo giorno, il mio ultimo incontro fossi io. Combattere è come se fosse il mio ultimo giorno, il mio ultimo incontro fossi io. C'è tanta carica e allora io direi che è arrivato il momento di far salire sul ring la bandiera italiana, grazie con la nostra ring girl splendida, eccola qua signori, un bel applauso, è quasi tutto pronto. E abbiamo anche il piacere di avere insieme a noi Augusto Celsi. Eccolo qui Augusto Celsi per l'esecuzione dell'inno di Mameli Live. Del titolo italiano rimanga qui con me intanto che presentiamo i pugili all'angolo blu signori, ha pesato 57 kg, indossa calzoncini neri con banda viola, guantoni neri e viola, al suo angolo il maestro Fernando Padariso e Mirko Ricci con Katalin Iulonescu, dalla box Padariso di Lastra Signa Firenze ha un record che parla di 7 incontri tutti vinti imbattuto, Simone Tutto Duro Rao! Rao! E allora signori all'angolo rosso viene dalla scuderia, dalla colonia di Michele Dalle Fave, lui combatte con i colori di questa città, con i colori di Ancona, e al suo angolo abbiamo il maestro Marco Cappellini con Carlo Censori, indossa
guantoni bianchi e oro, calzoncini bianchi e oro, è già stato campione italiano dei pesi piuma nel 2022, ha un record che parla di 11 incontri con 9 vittorie di cui 6 per KO e un pari. Signori, è forte l'applauso per Mattia De Rico. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. È il primo round. Thank you.
the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no sense. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash. È la seconda ripresa. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the hype, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. 713 321, yeah, I'm riding. Why they on me? Fuori I secondi. È la terza ripresa. Come on!
Fatti sentire ancora! Fuori i secondi. È la quarta ripresa. Talk dirty to me. Fuori i secondi.
È la quinta ripresa. Fatemi sentire, signori, stanno dando vita a una grande battaglia. Fuori i secondi. È la sesta ripresa. Yeah.
La voce ancora, la voce! That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for a Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. 20 secondi. È il settimo round. Secondi!
è l'ottava ripresa. Thank you.
Sì, signori! Fatemi sentire, signori! Questi due grandi atleti hanno bisogno del vostro sostegno! Conquista la voglia di operarsi al crow. Fatti una voce di merda da queste casse. Chi ne ha mai sentito del macete flow? Sono su palco con il traiettore shoot, proiettato come Shakun. Gira la voce che sono morto in tour. La fama distruttiva di possesso. Siamo Eleonora Fattori, la nostra ringer. Fuori i secondi. Decima e ultima ripresa. E allora tra poco, signori, avremo la lettura dei cartellini. Questi due fantastici ragazzi hanno dato vita a un match incredibile e vi devo dire un match degno di un meraviglioso pubblico quale quello di questa sera ad Ancona. Complimenti! Pensate che questi due ragazzi, tra loro c'è amicizia, c'è stima, si sono allenati tante volte, si conoscono bene, ma questo è il bello della box. Sul ring si dà tutto,
indipendentemente da quelli che possono essere i rapporti. Poi dopo il match ci si incontra, ma devo dire che meritano entrambi il vostro calorosissimo applauso. E allora io vorrei ringraziare il commissario di riunione, il signor Oreste Mariani, e chiamare qui, non appena pronto, il supervisor del titolo italiano, il signor Massimo Barrovecchio. Arriva la cintura! Arriva la cintura e adesso, signori, siamo alla lettura dei cartellini. Siamo, signori, alla lettura dei cartellini. E allora, giudice Di Clementi, 91-98, giudice Mazzuoli, 92-97, giudice Moscadelli, 91-98, e con questo verdetto vince e diventa il nuovo campione dei pesi piuma, il nuovo campione italiano, Simone Rao! Simone Rao! Ma un grande applauso va anche al pugile di casa, Mattia Ottinero! E allora, signori, al termine di 10 lunghissime riprese diventa il nuovo campione italiano dei pesi piuma, Simone Rao! Rao! Simone, vieni un attimo! Guardate che bello questo abbraccio, signori, guardate che bello questo abbraccio tra Mattia e Simone, che tra l'altro nella vita sono anche amici e hanno lavorato spesso insieme. È molto bello tutto questo, Simone. Ecco che abbiamo le foto di rito, Simone con la sua nuovissima cintura di campione italiano. Simone, posso chiederti se ce la fai, insomma, dopo 10 riprese, le tue sensazioni, sei il nuovo campione italiano dei pesi piuma? È difficile da spiegare, sono anni e anni di sacrificio, duro lavoro, tutto questo per arrivare in questa cintura. Voglio ringraziare Marco e Mattia per l'opportunità, mi hanno chiamato in casa loro, grazie mille, e dire grazie a tutti, siamo campioni, grazie. Sì, signori, si porta all'Astrasilia Firenze la cintura del nuovo campione italiano dei pesi piuma, e io vorrei veramente ringraziare l'organizzazione al completo per avermi voluto qua. Grazie mille, è stata veramente una bellissima serata ed è stata una serata che ha visto il nuovo campione dei pesi piuma, tutto il suo staff, tutto il suo clan sul ring, Simone Rao! Rao! Bene, signori, è stato veramente un piacere, grazie a tutti voi di esserci stati, grazie al calorosissimo pubblico, grazie e arrivederci alla prossima!
Buonanotte!